Buongiorno mondo, oggi proviamo Medieval Trader Simulator, quindi cosa vuol dire? Siamo dei mercanti medievali, medioevo e bisogna appunto gestire il nostro negozio. Appena lasciato la nostra umile dimora, vuota, senza nulla, dormiamo sul parquet sostanzialmente. Andiamo qui al nostro negozio, dovrebbe essere questo qui. Penso di sì, lo controlliamo subito. Vediamo, tu, un attimo, tempo di aprire. Oh, vabbè, questo fa quello che vuole. Allora, qui c'è un tutorial, chiaramente ci dice cosa fare. Buonomo, mi dia il tempo di aprire. Datemi il tempo di aprire, si dà del V all'epoca, a quanto pare. Allora, piazziamo subito un tavolo, a quanto pare, che deduco utilizzeremo per vendere i nostri prodotti. Sì, aprirò la borsa per prendere denaro, non appena avrò del denaro da riscuotere. Allora, mettiamo qui nel frattempo, quelli dovrebbero essere i nostri prodotti. Ok, sì, va bene. Tra l'altro non so perché la registrazione è un po' più laggosa. A me il gioco in realtà gira tranquillamente, però non so bene cosa farci. Comunque, noi qui piazziamo i nostri prodotti. Così è una patana, buona la patana. E poi prendiamo uno ad uno. Questi qua vengono a guardare ancora. Non ho ancora niente in vendita, datemi il tempo. Workbook Save Your Progress, Check Your Sales. Ok, quindi workbook per salvare e controllare i nostri progressi. Questo è il nostro lavoratore che dovremmo anche pagare, ovviamente. Nel frattempo, piazzando la roba qui, prima o poi dovremmo anche venderla, immagino, perché altro da fare non penso di averlo. Possiamo anche ruotare, come potete ben vedere, cose simili. Quindi perfetto. Allora, piazza qui, metti là. Ovviamente mi sto divertendo un mondo con questa attività. Piazza qui, la musica è finita. Tra l'altro non c'è neanche l'opzione per la musica nel menu, quindi è all'inizio e basta. Poi dopo, a quanto pare, svanisce. Non si capisce bene. Comunque, sono contento che voi vi state godendo questo processo di... Oh, abbiamo anche degli arnesi, degli attrezzi che potremmo vendere anche bene. Ma i prezzi li decido io, punto di domanda. Nel frattempo abbiamo pagato 20 monete d'oro al nostro lavoratore che non ha fatto una ciofeca tutto il tempo, però bisogna pagarlo anche quando non si vende. Purtroppo è così. E qualcuno vuole comprare? Signore, acquistate qualcosa. Mortacci tua, vabbè, non ha acquistato nulla. Nel frattempo noi dovremmo andare anche al mercato, ma con 30 monete d'oro e compriamo al mercato, giusto? Andiamo a vedere però che quel tizio è sparito nel nulla. Magia nera. Andiamo a vedere un po' al mercato cosa c'è. Magari qualcosa si può comprare con queste monete d'oro. Potremmo acquistare altro cibo. Buy food. Ok. Ok, questo è per noi, per mangiare. Perché sotto a destra, vedete, abbiamo la fame, la sete, la sporcizia e quant'altro. Food trader. Buy food. No, io voglio comprare i prodotti. Forse i prodotti si comprano dal libro qui che abbiamo a disposizione. Andiamo a vedere subito. No, qua si riscuote il denaro. Ok, abbiamo venduto qualcosa nel frattempo. Ottimo. Tu non so che funghi hai trovato nella foresta, non voglio saperlo. No, immagino che al mercato si acquisti la roba. Forse lui vende soltanto il cibo per noi stessi, diciamo. Buy food a 3. Ah, forse no. Così no, non cambia nulla. Non lo so, andiamo a vedere se magari qualcun altro. Effettivamente quello non è il mercato. Cioè, non so se il mercato sia un'area specifica della città. No, ah no, aspetta, il mercato è laggiù. Ok, cerchiamo di capire come arrivarci. Torniamo al negozio per orientarci. Questa rima mi è piaciuta moltissimo. Quindi, guardando il negozio, dovremmo andare a destra. E allora andiamo a destra. Ok, siamo arrivati a quanto pare al villaggio col mercato. Vediamo di dare un occhio in giro, magari bancarelle e cose simili per acquistare, insomma, sperando di riuscire ad acquistare con 52 monete d'oro. Allora, cosa potremmo acquistare? Qui abbiamo un bel po' di armi, high price, good price, qui ci dice pure se il prezzo è troppo alto oppure se è giusto, se è basso. 90. Ah, sotto c'è anche scritto pure in price 230. Oh, questa sarebbe ottima, 350 e 230. Però questa roba costa troppo per noi, quindi mi concentrerei su altro. Cosa ci conviene comprare? Normal price 13, costa 15. Questo costa, beh, costano un bel po' in realtà queste cose. La salsiccia a 45. Qui potrebbe esserci del vino. Potremmo comprare l'olio d'oliva, cose simili, cooking oil.
Interessante. Se no qui cosa c'è? Vediamo qualcosa qui. Allora, medicina, no, costa troppo. Questo qua, no. Prendiamo questo lì, è a buon prezzo, a quanto pare. Prendiamo solo questo. You can't buy why carry another object. Ok, dove me lo metto sto oggetto? Uno, ma? Ah no, quello è l'oggetto che non voglio piazzarlo. Io me lo, cioè, devo comprare un oggetto alla volta. Qua nel frattempo ho messo passo per sbaglio. Non credo di dover comprare un oggetto alla volta. Ah, ce ne sono 5 comunque dentro. Ok, forse dopo si potrà comprare un carretto, cose simili. Comunque, per adesso penso che possiamo tornare. Anche che le monete che abbiamo sono quelle. 5 bottiglie d'olio potrebbero bastare. Bene, siamo arrivati a casa tagliando per i campi e lì sì, a quanto pare ci si mette molto meno. Vabbè, no, ok, abbiamo capito che abbiamo quello, appunto. La piazziamo un attimo questa terra, prendiamo. Oh, qua abbiamo venduto tutto nel frattempo. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione. Qua mettiamo le robe messe bene, anche se non penso cambi molto in realtà, però è giusto una cosa nostra di roleplay. Ah, ok, allora possiamo tornare già al mercato un'altra volta. Quanto abbiamo guadagnato, anche abbastanza. 179, via, 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 via. Ok, ottimo. Siamo tornati al mercato col carretto sto giro. Vediamo di acquistare qualcosa. Tu vendi libri? No, non vedi nulla. Ah, forse è che abbiamo il carretto attaccato. Allora, fermo. Oh, là, vedi. Can be used to manage your shopping game save. Ah, ma già ce l'ho. Perché dovrei comprarne un altro? Punto di domanda. Non lo so. Comunque, qui vendere arredamento, cose varie. Per adesso non ci interessa. Prendiamo qui. Notebook. Ah, qua possiamo avere complaints, shop rating 2, notes, nulla. Ok, interessante. Ciao. Allora, qui abbiamo lasciato lì il carro. C'è qualcosa qui? Ci conviene comprare un'arma? Potrebbe. Pure in prestito da 9. Non costa nulla rispetto al solito. Ah, c'è il trucco. Ok, abbiamo bisogno del 50% di shop rating. Cosa potremmo acquistare qui? Un po' niente. 45, 45. Vediamo di acquistare roba che costa meno in generale. 20. L'olio rimane buono da quel punto di vista. Mi sa che conviene comprare solo olio sto giro. Qui come si fa a mettere nel cart? Non era ciò che volevo fare. Ah, devo proprio mettere così manualmente. Deduco, immagino, ok. Qui 79, 32, 22. Questo formaggio ce lo prendiamo. Considerando che ci sono 5 dentro, è un buon acquisto in generale. Pane lo prendiamo allo stesso prezzo del mercato, dovrebbe andare bene ugualmente. Dovremmo investire tutto quello che abbiamo, o comunque abbastanza da riempire il carretto. Prendiamo pure questo. Ok, c'è un po' di spazio, lo creiamo, non è un problema. Ma quante cose posso mettere su sto carretto, mi domando. Boh, noi vogliamo sfidare la fisica e quant'altro. Prendiamo un altro po' di salsicce, che sono a 45. Comunque le vendiamo poi a buon prezzo, voglio immaginare. Qui riesco a piazzare, bravissimo. Ok, prendiamo un altro po' di olio, 33. E via, andiamo a riempire il nostro bancone di roba di qualità. Mua, ottima. Ok, siamo tornati, mettiamo il carretto dentro, poggia, ottimo. Allora, cominciamo a mettere roba qui in vendita. Signore, vuole un po' di olio? Mortacci, sono appena arrivato, potevi farmi contento, no? Allora, metti in vendita tutto, sono le 5 del pomeriggio, non so fino a che ora stia aperto il negozio, però per adesso va bene così. Bravi, che vendiamo? Vendiamo a nessuno, abbiamo esportato, probabilmente ha comprato da eBay o qualcosa del genere e gliel'abbiamo spedito senza che me ne accorgessi. Ottimo, la tecnologia medievale fa miracoli, vero? Che bello il medioevo. Qui mettiamo un po' di roba diversa. Ovviamente ho beccato l'olio di prima. Qui non so come con la cassa sotto l'altra cassa riesco a prendere comunque la roba. Però comunque si vende un po' tutto. Quello non è un problema. Metti là per adesso. Ok, c'è lì, c'è là. Ottimo. Carica. Queste salsicce sono un po' strane. Sembrano quasi delle corde. Ma ok, non giudichiamo. Non giudichiamo. Ottimo. Olio. Extravergine. Mettilo qua. Già lì. Oh là, guarda qua che bel formaggio che ti tiro fuori dal Trentino. Guarda, guarda. Toh, mangia. Nì, non lo vuole. Ma vaffa. Allora, qua mettiamo un altro po' di olio. Abbiamo acquistato già un sacco di roba. Mio Dio. Mio Dio.
Guarda che pane lungo, ti piace il pane lungo? Sì, a chi non piace il pane lungo? Buono, bello aspetto sto pane, devo dire. Mi ricorda molto quello che abbiamo noi, il pane Cafuna a Napoli. Allora, poggia lì, ultima cassa, ultima cassa. Sono le 7 di sera, ultimi prodotti, signori. E poggia sto olio. Oh là, ottimo. Fantastico, ottimo, spumeggiante. Quanto abbiamo guadagnato fino adesso? Mi fai vedere quanto guadagno, grazie. Ah, abbiamo praticamente già ripreso le spese. Fantastico, buono. Mettiamo fuori il carretto per adesso. Ok. Potremmo acquistare altro. Abbiamo un letto, robe varie per la casa. Andiamo a vedere un po' alla casa cosa possiamo fare. Non mi ricordo neanche dove abito. Questo è un problema. Dovrebbe essere questa. Sì, è questa. Chiudi. Ok, allora mettiamo il letto innanzitutto. Lo mettiamo... sarebbe da girare, grazie. Lo mettiamo qui in mezzo per ora. Sì, va bene. Cos'altro abbiamo? Dato letto, lo mettiamo qui a fianco. Tanto qua ci viviamo solo noi, chissene. Ok. Poi cosa c'è? Il workbook. Il workbook lo teniamo qui sul letto, perché no? Possiamo salvare, volendo, se interagiamo con lui. Sì, direi che salviamo. Allora, open shop. Il work apre lo shop alle 7. Work chiude lo shop quando ha dato stock. No, direi no, sennò poverino, non dormi mai questo. Qui possiamo dormire. Ok. E mamma mia,